sua squadra. Nando Grana recupera palla, Brescia può andare al destro e mette il pallone dove non può arrivare Rodrigo Caniglio. 6-3, ristabilite le lunghezze, bello il gol di Brescia, non poteva certo arrivarci. Assoluto in gare ufficiali per il numero 22, Paulinho ha recuperato palla, Brescia va al tiro e 2-0. Ancora un recupero alto della Cocianco in pressione nella tre quarti avversaria, proprio come avevamo visto a Potenza e proprio come avevamo visto anche qui al Palazzo Soroni contro il Napoli. Pressione alta, pallone recuperato, servizio Tomadon, palla ancora in avanti per Crema, stavolta sul destro, prova a superare Tomadon con un pallonetto e poi palla che termina ancora in rete, è stato Maxi Brescia, 7-0. Ha colpito in maniera improvvisa il numero 6 della Cogianco, 7-0. Costa torna sul destro, lo ferma De Bella, attenzione, 3 contro 1 per la Cogianco, De Bella in possesso, palla, servizio per Teixeira e poi il pallone servito, Maxi Brescia è spinto in rete dall'argentino per il 3-1, allunga la Cogianco, 9-0-3 al termine. 3-1, ora doppio vantaggio. Il fronte opposto, vertice d'attacco sinistro, sempre Leandro Armida però sul pallone, scambia con Brescia, palla di ritorno ancora al destro di Brescia, palla in rete. Ottima combinazione sul corner dalla sinistra della Cogianco, 4-49 al termine del primo tempo. Il quarto gol porta la firma di Maxi Brescia, che è andato a chiudere di prima intenzione. Bella, Denichile in avanti ancora per Leandro Almir, retropassaggio per Simone De Bella che può andare al destro dalla distanza e l'arriva la deviazione sotto misura di Maxi Brescia al sesto esatto del secondo tempo. Almir in avanti ancora per Brescia, tenta di beffare il portiere Mattiello con un tocco di punta, intervento in chiusura del portiere che poi rimette in movimento lo Scafati. Perde palla però il numero 5, Zaro, ne approfitta, Maxi Brescia nel migliore dei modi va a recuperare il pallone all'interno dell'area di rigore, trafigge Mattiello da posizione ravvicinata quando mancano 13 minuti e 14 secondi al termine del match, il 3-0 per la Cogianco, il marcatore è l'argentino Maxi Brescia. Poi l'appoggio su Grana, Denichile mantiene il pallone in campo, riesce a servire in avanti Maxi Brescia che può andare alla conclusione, errore questa volta di Giuseppe Di Sciaula e gol del 5-2. Allunga la Cogianco di Gianzano, 3-33 al termine del match, autore del gol Maxi Brescia per il 5-2 della Cogianco Gianzano. E poi il vibrante combattuto Grana, il centro e arriva la deviazione sotto misura di Maxi Brescia che si merita tutto, il gol del 3-0 quando mancano 8 minuti e 5 secondi al termine del match. La Cogianco Gianzano si porta sul 3-0 qui al Futsal Arena, il marcatore e se lo merita tutto è Maximiliano Brescia. Si riparte dal 3-0. Rimposta da lontano il Napoli, ma poi Teixeira recupera, attenzione al centro per Brescia, la deviazione ed il pareggio della Cogianco Gianzano quando mancano 9-0-9 al termine del primo tempo. L'autore del gol dell'1-1 è Maxi Brescia, imbeccato ottimamente dal passaggio di Rodrigo Teixeira che è andato ad intercettare la ripartenza del Napoli Mamà. Calcio d'angolo dal vertice d'attacco sinistro per la Cogianco con Grana che si incarica della battuta, Brescia la conclusione e palla in rete per la terza volta, 3-0 per la Cogianco Gianzano, 16-31 al termine del match, allunga ancora la Cogianco Gianzano, l'autore del 3-0 è Maxi Brescia. Che ha deviazione visto che è stato assegnato ancora un corner dal vertice destro per la Cogianco Gianzano, Rodrigo Teixeira ad incaricarsi della battuta da solo, Mara Crema al centro dell'area, deviazione vincente sotto l'incrocio dei pali alla destra di Maribon per il vantaggio della Cogianco Gianzano, 2-1, 7-0-6 al termine. Cogianco spagnolo, pallone sotto la suola, poi l'appoggio su Nando Grana,
deve frenare ancora il servizio, ottimo lungolinea per Maxi Rescia, che palla battuta e il pallone in rete, 1-0 per la Gocianco Genzano, meno 7-49 al termine del primo tempo, il primo gol della storia in Serie A per la Gocianco Genzano e di Maximiliano Rescia, 1-0. Direttamente dove c'è Maxi Rescia, poi Saul Crema mette giù al centro per Rescia, la battuta di direttazione, palla in rete, il pareggio della Gocianco Genzano, ottima azione della squadra di Alessio Musti, 17-01 al termine del primo tempo, il pareggio della Gocianco Genzano, Maximiliano Rescia, 1-1. Indietro per Grana, l'appoggio su Maurizio, salta un avversario, poi scarica su Rescia, pallone dentro, è subito 1-0 per la Gocianco Genzano quando il cronometro segna meno 19-31, quindi trascorsi 29 secondi. Gocianco Genzano in vantaggio con Rescia. Grana, Paulinho, Rescia, e questo è un gol eccezionale. Deviazione sotto misura di Maxi Rescia, 7-05, neanche il tempo di esultare per il putignano. Sono passati praticamente 7 secondi, 5-2, anzi 6-2. Il gol è di Maxi Rescia, anche lui compare per la seconda volta sulla parte avversaria, zona in cui si è sviluppato maggiormente il gioco, e poi il destro della distanza di Maxi Rescia tocca all'interno del palo e si deposita ancora alle spalle del portiere Pagliarulo per il gol del 8-1. Gocianco Genzano che allunga ancora quando mancano 4 minuti e 0-8 al termine del primo tempo. Ancora una volta in gol Maxi Rescia, tripletta anche per lui al pari di Maurizio. E ora chiamato time out dalla panchina del putignano. Rescia va alla battuta e trova ancora lo specchio della porta. Altro gol di Maxi Rescia, 15-36 al termine del secondo tempo. 10-1, autore del gol Marzioforte gioca all'indietro su Giubaschi, si fa spazio per il destro, Saul 2-1, attenzione ora Saul, il servizio per Maxi Rescia e raddoppia la Gocianco Genzano, ripartenza, intercettato il pallone sul tentativo di Giubaschi, Saul si è involato da solo, seguito da Maxi Rescia che ha ricevuto l'assist proprio di fronte alla porta di Gilli, 17-15 al termine della partita, il raddoppio della Gocianco Genzano, si portano a 8 gol entrambi, Saul è l'autore di questo 2-0, Maxi Rescia. Grana, Rescia, ancora Grana, il destro di Maurizio, Rescia e il gol del pareggio della Gocianco Genzano, 1-16 al termine della partita, il gol di Maxi Rescia segna l'1-1 qui al Pala Roma di Montesilvano e in questo momento Gocianco Genzano e Montesilvano sono entrambe in Final 8, tutto ovviamente dipende da cosa succederà ancora sul campo di Cercola, ma con l'1-1 intanto la Gocianco è sicura della qualificazione, al momento anche il Montesilvano è dentro, manca 1 minuto e 16 secondi e time out per la formazione di Mister Reed. Saul, scambio con Rescia, Saul si chiude il triangolo, tutto lo spazio del mondo per Maxi Rescia, Rescia il pallonetto e palla in rete per la sesta volta. Tocco sotto a scavalcare De Leo in uscita, pallone che bacia all'interno del palo e termina la sua corsa oltre la linea, 19-45 secondi. 6-2 per la Codora. Si gioca alla pari qui sul parquet del Palo Cesaroni. Everton all'indietro, Rescia, il tentativo e palla in rete, grandissimo gol di Maxi Rescia, 5-14 alla fine del primo tempo. Gocianco Genzano in vantaggio, il marcatore Maxi Rescia, un tentativo direttamente da calcio d'angolo, si è visto il movimento dell'argentino nel cuore dell'area di rigore, pallone toccato con il piatto destro che colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza. La Gocianco Genzano, punto da battuta molto avanzato, Grana tenta il servizio, pallone che finisce in rete, il tocco di Maxi Rescia, 2-0, Maxi Rescia è andato a deviare proprio nel cuore dell'area di rigore, il servizio di Nando Grana, 3-23 al termine del primo tempo, arriva il raddoppio della Gocianco Genzano, 3-32, l'autore del gol è Maxi Rescia, 2-0 per la Gocianco Genzano, disattenzione in difesa del Pescara, non si è fatto pregare Rescia,
ci ha provato a ostacolarlo Canabarro fino all'ultimo istante, il tocco però era troppo ravvicinato. Palla in rete, 2-0. Paulinho ancora per Manuel Crema, l'appoggio sulla sinistra ancora per Paulinho, poi Rescia, al destro di Rescia e trova l'angolo basso alla sinistra del portiere, palla in rete alla destra del portiere D'Arzio Forgerini, allunga ancora la Gorgianco Genzano, il gol della tranquillità che avevamo chiesto qualche minuto fa. Buona la combinazione corale, pallone che è finito al centro dove Maxi Rescia ha potuto controllare e con facilità osservare la posizione del portiere. Due secondi a termine, difficile ma ci proverà sicuramente la Gorgianco. Pallone calciato all'indietro, ma Crema, Maxi Rescia e pallone che termina in rete 1-1 proprio sul suolo della sirena, la battuta di precisione chirurgica di Maxi Rescia con il piatto destro ha colpito l'interno del palo e poi il pallone che ha finito la sua corsa oltre la linea di porta, 1-1 a tempo praticamente scaduto. Saul prova a superare Kike Mosellin, Saul riesce a toccare al centro e Maxi Rescia, doppietta per l'argentino, Rescia 3-2 per la Gorgianco, 5-23 al termine della partita, 1-1-2 micidiale per la Gorgianco, 5-23 al termine del match, arriva il 3-2, Maxi Rescia, doppietta per lui, grandissimi meriti di Saul in questa azione, ma con il sinistro controllato da Maxi Rescia, qualche difficoltà per Bacar, Rescia va a sporcarne l'azione e poi grana e ancora Maxi Rescia che ha il merito di averci creduto tantissimo, di essere andato a chiudere, a rendere la vita difficile a Bacar, poi grana ha completato l'intervento, il tocco per Rescia e il pallone indirizzato verso la porta dove Patrizzi non poteva più intervenire. 8:38 al termine del primo tempo, 2-0, il marcatore è Maxi Rescia. Tabellone luminoso ha tolto una rete alla Gorgianco, ora il risultato segnato è 2-0, Rescia, attenzione, Rescia al pallonetto e palla in rete per la quarta volta, nonostante quello che ci sia scritto sul tabellone che ora segna 3-0, il gol di Maxi Rescia è il quarto per la Gorgianco, secondo per l'argentino in questa partita, 4-0, meno 15 e 16 secondi, la doppietta di Maxi Rescia, poi ancora Velasquez e ancora Calderoli, Velasquez zona centrale attaccato, recupera palla Maxi Rescia che poi cerca la porta dalla distanza, pallone che lentamente si infila nell'angolo basso alla destra della porta del Montesilvano, lasciata vuota indietro da Maurizio, Maurizio per percussione centrale, l'appoggio per Maxi Rescia, il rimpallo, Rescia due volte e pallone che termina in rete, 1-0 per la Gorgianco Genzano, fortunato nel rimpallo Maxi Rescia ma caparbissimo il giocatore argentino della Gorgianco, due volte è andato alla conclusione, due volte Miraglia si era opposto, al terzo tentativo è riuscito quasi da terra a sollevare il pallone, quel tanto che è bastato per scavalcare la gamba distesa del portiere della Marca, pallone che è finito nell'angolo alla destra dell'estremo difensore Miraglia, 1-0 per la Gorgianco quando il cronometro segna meno 5 e il pallone ancora per Duarte, poi tenta un'imbucata centrale, Saul è attento su Cimanghigno, riparte in zona centrale, Saul la finta, l'appoggio su Maxi Rescia, poi Saul che nel frattempo è terminato a terra, Rescia trova lo spiraglio
Miraglia giusto sul primo palo, grave errore di Miraglia, ma quel che conta per la Gianco Genzano che arriva il gol del 3-0 quando manca un minuto e un secondo al termine del primo tempo. Doppietta per Maxi Rescia, che ha avuto la freddezza, la posizione molto defilata, di cercare l'unico spiraglio possibile all'altezza del primo palo, distratto il portiere della Marca che probabilmente osservava il centro dell'area dove Saulo